Buongiorno a tutti e bentrovati. Nella lezione di oggi parliamo di un argomento particolare che rappresenta un piccolo scoglio per gli allievi di tutte le età. Si tratta della metrica. Chiaramente è una materia piuttosto ampia e non è possibile esaurirla in un solo audio, questo va da sé. Però mi piace l'idea di fornire un primo approccio che sia il più semplice possibile per affrontare lo studio di questo aspetto che è così importante quando andiamo a leggere un componimento poetico. Cominciamo quindi oggi a parlare dei vari tipi di verso e di strofa. Nella poesia le parole sono disposte in versi e la parola stessa verso deriva dal latino vertere, che significa andare a capo. Quindi già solo analizzando questo nome capiamo che i versi non sono nient'altro che insiemi di parole che occupano solo una parte della riga. Quindi un verso è sostanzialmente in poesia l'insieme delle parole scritte su una sola riga. Ogni volta che andiamo a capo inizia un verso nuovo. I versi sono caratterizzati da diversi elementi che sono il ritmo, il metro, le pause e le rime. Allora, vediamoli uno alla volta. Il ritmo è dato dall'alternanza di sillabe accentate, fra cui quelle principali, quindi quelle su cui cade l'accento ritmico, e di sillabe non accentate. Quindi la prima cosa da fare per comprendere la struttura di un verso è la divisione in sillabe e la percezione di quali sono le sillabe su cui cade l'accento. Questo ci aiuta ad affrontare l'aspetto del ritmo. Poi abbiamo il metro, cioè la misura del verso, ossia il numero di sillabe che lo compongono. Quindi dopo aver diviso un verso in sillabe, le contiamo e a seconda del numero di sillabe ricaviamo delle informazioni importanti. Poi abbiamo le pause, che sono le soste messe alla fine del verso, ma talvolta anche al loro interno, se si tratta di versi particolarmente lunghi. E infine abbiamo le rime, cioè i suoni uguali che si ripetono alla fine dei versi. In genere la rima corrisponde all'uguaglianza della sillaba finale del verso. Ecco, vediamo adesso la classificazione, la nomenclatura, la dicitura che usiamo per i vari tipi di versi. A seconda del numero di sillabe che li compongono, i versi hanno nomi differenti, quindi parleremo di ternario, quinario, settenario e così via. Ecco, è molto importante quando si contano le sillabe di un verso, quindi si vanno a richiamare alla mente i conteggi della divisione in sillabe che si fanno già dalle prime classi della scuola primaria, bisogna tenere conto di contare come un'unica sillaba le due che fossero eventualmente legate dalla cosiddetta sinalefe. La sinalefe la troviamo quando una parola termina con una vocale e quella successiva inizia anche lei con vocale, quindi si crea una sinalefe, quindi un'unione di due sillabe in una sola. Dopo l'accento dell'ultima parola del verso si deve inoltre contare sempre una sola sillaba, quindi questa è un'altra regola importante, quindi bisogna percepire bene dove cade l'accento sull'ultima parola del verso e da quell'accento in poi conteggiare solo una sillaba, anche se ce ne sono due o se non ce ne fosse nessuna, perché magari il verso è tronco, quindi termina con una parola accentata. Ecco, vediamo adesso proprio la dicitura dei nomi dei vari versi. Se le sillabe nel verso sono solamente due, diciamo che il verso è binario. Se sono tre sillabe, ternario. Se sono quattro, quaternario. Se sono cinque, quinario. Se sono sei, senario. Se sono sette, settenario, otto, ottonario, nove, novenario, quindi fino a qua è molto semplice, il nome è sempre simile. Se sono dieci sillabe, attenzione, si dice decasillabo. Se sono undici, endecasillabo, tenendo conto sempre le regole che dicevo prima. Quindi se un verso termina con l'accento sull'ultima sillaba della parola, saranno 10 le sillabe, ma siccome l'ultima è accentata, idealmente ne conto una di più e quindi diventa endecasillabo. Oppure, se un verso ha 12 sillabe, ma l'accento è sulla terzultima, allora conteggerò una sillaba in meno ed è sempre un endecasillabo.
Un altro elemento caratterizzante del testo poetico e che contribuisce a conferire un ritmo particolare alla poesia è il cosiddetto enjambement, dal termine francese enjamber, che significa scavalcare. Questa caratteristica particolare la troviamo quando alla fine di un verso separa due parole che in realtà dovrebbero andare insieme per significato logico e anche da un punto di vista grammaticale. Ad esempio, non so se dico un risveglio triste e metto la parola risveglio al termine di un verso e la parola triste all'inizio di quello successivo, capite che un risveglio triste è comunque un concetto unico. Risveglio, fra l'altro, è un sostantivo, triste è un aggettivo e quindi vanno insieme anche da un punto di vista grammaticale. Quindi la poesia presenta comunque un'andata a capo, quindi una divisione in due versi, ma i due versi sono collegati dall'enjambament. Ecco, vediamo adesso le strofe. Quindi, oltre alla percezione della struttura del singolo verso, è importante nell'osservare una poesia cogliere anche la struttura d'insieme nella divisione in strofe. Quindi i versi sono spesso raccolti in gruppi, diciamo così, che si chiamano strofe. A seconda del numero di versi da cui sono composti questi gruppi, le strofe prendono nomi differenti. Sono anche molto facili da individuare perché ogni strofa è separata da quella precedente e da quella successiva da una spaziatura più ampia, quindi da quella che viene chiamata interlinea da un punto di vista dattilografico. Ecco, se una strofa ha due versi, la chiamiamo distico, se ha tre versi è una terzina, quattro versi quartina, sei versi sestina, otto versi ottava. Ci sono degli esempi celeberrimi per tutte queste tipologie di strofe. Sicuramente fra le più note abbiamo la terzina, pensiamo ad esempio alle terzine dantesche nella Divina Commedia, oppure l'ottava, ad esempio le ottave dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Ma gli esempi letterari, ripeto, sono veramente moltissimi. Ecco, nella poesia contemporanea spesso queste regole vengono un pochino meno, quindi capita molto di frequente che un poeta, per ragioni espressive di libertà poetica, adoperi dei versi di lunghezza diversa l'uno dall'altro e senza uno schema fisso anche nella distribuzione dei versi in strofe. Quindi può capitare o che le strofe siano distinguibili l'una dall'altra solo dall'uso dello spazio, ma abbiano lunghezze differenti, o addirittura che non vi siano. In questo caso si parla di versi liberi. Per oggi abbiamo terminato, ripeto, si tratta di una panoramica molto semplice, proprio per un primo approccio alla metrica, ma spero vi sia tornata utile. Ciao e alla prossima!